a bordo c'era un gruppo di fascisti come dappertutto, perché il 98% della popolazione è scritto il partito fascista, no? E mi ricordo quando davanti i giovani facevano l'istruzione il sabato, no? Tanto è vero che quelli che poi sono andati dei partigiani sono quelli che sono stati più maltrattati dai fascisti quando l'hanno presi. E mi ricordo la morte che hanno dovuto fare, che hanno fatto fare a Bottioni, che era un giovane borgarese, di allora che ha decorato le medaglie d'argento. L'hanno preso a Lancio e poi l'hanno trovato dopo 3 mesi sotto l'immondizia davanti al cimitero di Lancio, nel bosco. E l'hanno ancora riconosciuto per la catenina che gli aveva dato la fidanzata che aveva al collo, se no non era più riconoscibile per niente. Questi sono i giovani borgaresi che hanno fatto la vita. Che... Allora, prima, anche se facevano istruttori dei ragazzi a quel tempo, poi sono andati i partigiani più diversi. La vita ha fatto questa. La popolazione era più poi partigiana, non erano tanto più fascisti, la maggioranza poi di fascisti ci saranno stati anche perché chi era prima, un po' di odio c'era stato alcuni per i tempi, no? Però non è stato quello che è stato in certi altri posti, perché la popolazione era qua, i partigiani andavano qua nella trattoria e li conoscevano tutti anche perché la maggioranza erano di Borgo, quelli che venivano qua e giravano tutti per Borgo qua. Anche i tedeschi che erano qua non hanno mai fatto niente, i tedeschi che erano delle scuole. I fascisti sono venuti qualche volta in giro a sparare così in aria, ma in pratica non, sul posto non hanno mai fatto niente. Questo posso dirlo chiaramente. Ma dopo la guerra c'è stata subito una pacificazione a Borgo, perché c'erano delle famiglie, un fratello era partigiano, l'altro era dall'altra parte, e allora non ci sono state queste rappresaglie a Borgo. Adesso non esistono neanche più le famiglie Borgo, queste qua sono andate via tutti. Ma c'era chi era da una parte che era dall'altra, però non c'è stata rappresaglie di nessuno. Su queste cose, poi la vendetta non ci sono state.